Da quanto tempo siete qua? Come sopravvivete qui senza lavoro? Palazzi occupati, degrado, illegalità, violenza e paura. È la zona grigia in cui vivono gli immigrati che non hanno nessun permesso di soggiorno. Non vedi, gente vanno a Modese, raccolto qualcosa, raccolto ferro per vendi, per trovare soldi, per trovare qualcosa per mangiare. Qui siamo al villaggio olimpico di Torino, costruito per i giochi invernali del 2006 e poi occupato dagli immigrati. Quattro palazzine abbandonate allo spaccio e al degrado. E qualcuno ha creato veri e propri negozi, chi ha creato la sua casa, baracca in modo un po' più abusivo. A Foggia gli immigrati irregolari hanno creato una baraccopoli a fianco al CARA, una città abusiva alle spalle di uno dei centri d'accoglienza più grandi d'Italia. Una situazione esplosiva anche a Rosarno, in Calabria, dove migliaia di immigrati che lavorano nei campi hanno ricreato un proprio mondo parallelo in una mega tendopoli e la tensione con i cittadini resta alta. Voi dormite qua? Noi non voi, però come fai? Non c'è nessuno parte da dormire e non c'è lavoro, è un po' un problema. A Castel Volturno, provincia di Caserta, gli immigrati irregolari sarebbero circa 20.000, quasi quanto gli abitanti. Anche qui, chi è senza documenti finisce a lavorare per i caporali o a spacciare droga. Sacchi a pelo, c'è chi parla al cellulare. E poi c'è Milano, una situazione esplosiva. I centri d'accoglienza sono al collasso e molti dormono sotto i tunnel della stazione. Nessuno sa chi sono, cosa faranno e come la città può uscire da questo caos.